1 in Lombardia e 15 in Veneto, tutti tagliati col flessibile. Non c'è pace per gli autovelox, continua la caccia al ribattezzato Fleximen, un vandalo ancora ignoto, un vero e proprio supereroe. Fleximen, il misterioso giustiziere che nelle ultime settimane ha distrutto decine di rilevatori di velocità solo nel nord Italia, non è nient'altro che la reazione popolare all'attacco che le istituzioni stanno portando alla mobilità privata. Nuove ZTL, blocchi alla circolazione, limiti di velocità assurdi e il numero più alto di autovelox fra tutti i paesi europei. Sono tutte imposizioni liberticide e classiste che puntano a ridurre o addirittura a negare l'utilizzo dell'auto di proprietà a fasce sempre più ampie della cittadinanza. E come? Come al solito, attraverso una pressione insostenibile sui portafogli degli italiani. È questo lo scenario in cui emerge la figura di Fleximen, un contesto in cui tante, troppe amministrazioni taglieggiano gli automobilisti con questi dispositivi e mascherano la bieca volontà di far cassa dietro a una retorica insopportabile su ambiente e sicurezza. Certo, quella di Fleximen è una condotta al di fuori di ogni legittimità giuridica, ma è pur vero che le sue gesta costituiscono il simbolo di una rivendicazione che ha piena legittimità politica. Per questo abbiamo lanciato una raccolta fondi per contribuire a sostenere le spese legali che l'anonimo vendicatore dovrà affrontare una volta identificato dalle forze dell'ordine e portato a processo. Se volete aiutarci a difendere Fleximen, andate su proitalia.org/profleximen. Qui troverete tutte le indicazioni per fare una donazione e dare un contributo alla causa. I fondi che riusciremo a raccogliere in questo modo saranno impiegati infatti per offrire un sostegno concreto a tutti coloro a cui verrà imputata da una procura italiana la responsabilità delle azioni di Fleximen fino al 31 dicembre 2024. Nel caso in cui i presunti Fleximen imputati dovessero risultare più d'uno, divideremo equamente l'importo raccolto entro il 31 dicembre e devolveremo a ogni imputato una quota come contributo per affrontare le spese legali. Fleximen è la risposta a istituzioni incapaci di offrire prospettive e sviluppo, ma sempre pronte a sorvegliare e a punire. Fleximen è l'espressione di una rivolta popolare contro lo Stato maestrina, uno Stato che tratta i propri cittadini non come adulti responsabili, ma come una manica di scolaretti a cui tirare sempre le orecchie. Fleximen è l'eroe che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo difenderlo.